Sono 2 giorni che il bugiardo seriale ancora una volta sta reiterando una colpa nauseante. Allora, dai telegiornali campeggiano questo numero, 800.000 nuovi posti di lavoro in più. Ebbene, non è assolutamente vero. Secondo i dati Istat, che sono quelli che certificano in realtà i lavoratori nuovi, ci sono stati nel 2015 135.000 contratti di lavoro a tutele crescenti. Poi ci sono stati 112.000 contratti di lavoro a tempo determinato e di contro 138.000 posti di lavoro nel lavoro autonomo in meno. Per cui la somma algebrica di questi numeri ci dà il totale dei nuovi posti di lavoro, che sono 109.000. Ecco, la cosa più drammatica di tutto questo è che per avere questi 109.000 posti di lavoro abbiamo speso la bellezza di 12 miliardi di euro. È questo che Renzi non dice. Non dice Renzi che abbiamo speso questi 12 miliardi di euro per agevolare le trasformazioni di contratti di lavoro che erano a tempo determinato e contratti di apprendistato. Siamo allerta, cari italiani, perché con la complicità anche del servizio pubblico, purtroppo, il bugiardo seriale insiste nel mentire agli italiani, a buttare fumo negli occhi. Con 12 miliardi di euro avremmo potuto veramente creare dei nuovi posti di lavoro. Bisogna affidare il nostro paese a persone serie che vogliono il bene del nostro paese e non soltanto dei marchionne e dei banchieri. Purtroppo Renzi ci ha abituato alle sue bugie. Abbiamo visto anche che soltanto a ottobre aveva previsto un PIL dello 0,9. Ha sbagliato di ben il 30%, perché purtroppo saremmo solo 0,6. Ebbene, faccio soltanto un appunto su questo aspetto. Questo significa che lui ha costruito tutte le spese intorno allo 0,9% di PIL, che in realtà non c'è. Quelle spese ci saranno lo stesso, quindi inevitabilmente bisognerà andare a bussare di nuovo dietro le porte degli italiani, a sfilare qualcosa in più dalle tasche degli italiani.